una giornata più fresca delle altre, all'ombra di questi cacinari che la fanno da padrona qui alla bomboniera, così chiamata, di Spadola sul Colle Minerva. Oggi ci troviamo perché io ero venuto a fare una foto panoramica di prima mattina e a bere dell'acqua ho trovato il lucchetto qua e poi mi sono accorto del perché. Guardate quanti massi, sassi, terra, è un groviglio di lavoro. E qua una volta c'era un muretto scadente, diciamo, grezzo, che faceva da basamento, da contorno al prato della chiesa. Oggi invece vediamo arte in movimento, guardate, sassi di granito, mattoni, altre tipologie di pietre. Dietro hanno fatto un muretto di contenimento per allargarlo, poi sicuramente magari verrà tolto, non lo so, ma la parte esterna, vedete, è diversa. Hanno fatto i tubi di scolo, guardate, l'impresa si chiama Brunedil, è pure originale perché è Bruno edilizia. Bruno Bertucci, per info 389-2543-140, via Genova 30, Sera San Bruno. Loro fanno costruzioni, ristrutturazioni. Poi vabbè, lui è un bravo ragazzo, lo conoscete tutti a Serra. Signor Bruno, buongiorno. Buongiorno. Sentite, una domanda velocissima. Come mai avete fatto il muro di blocchi e poi esternamente cemento e sassi? Per più o meno riportare lo stesso raggio, perché di là c'è l'altra ala, come vedi, sì. Che era molto più ampio come raggio, più o meno abbiamo, certo, se no di... diciamo era più stretto, sì. E si vedeva male rispetto anche ai gradini alla, sì, scala. Ah, perfetto, grazie, vedete, quindi lo stesso faranno di qua per mantenere lo stesso raggio. Va bene, io vi auguro buona giornata, buon lavoro, complimenti per il lavoro. Grazie. Darà quel tocco in più alla chiesa anche a livello di visibilità, di estetica. Ce la mettiamo tutta. Grazie ancora, buon lavoro. Buona giornata.